pace è come lui, che sta zitto è come lui. L'orrido bastardo, parlate, chissà deve parlare. Assassino, assassino. Queste le frasi di rabbia e di protesta gridate ieri pomeriggio dalle circa 200 persone che alla Domenica al Mare hanno preferito partecipare alla manifestazione di protesta organizzata dalla Protezione Animali di Foggia e dal Movimento Internazionale ALF, Animal Liberation Front, contro la strage di oltre 15 gattini avvenuta nei giorni scorsi in un condominio di via Stame nei pressi di Rione Martucci. Polpette avvelenate contenenti addirittura chiodi per sterminare dei cuccioli innocenti. Chiedono giustizia ai manifestanti, che puntano il dito anche contro chi tace e non ha il coraggio di denunciare quello che non a torto definiscono un assassino. A testimoniare lo sdegno nei confronti di tali crimini, la showgirl Carmen Russo, il marito Enzo Paolo Turchi e il cantautore Francesco Baccini, da sempre vicinissimi al movimento animalista, invitati a Foggia da Susanna Di Munno. Non è possibile che una persona si permetta di fare delle polpette con il vetro, con i chiodi, con il veleno delle lumache per uccidere degli animali indifesi. Ma siamo impazziti. E io ringrazio la mia amica Susanna Di Munno che ci ha invitato, a me e a Enzo, e che fa parte della comunità ALF, perché bisogna mobilitarsi, bisogna far sì che queste cose non accadano e bisogna che tutti siano sensibili a questi messaggi. La storia di quest'uomo, che uomo, donna, non lo so chi sia, che ammazza i gattini con queste polpette avvelenate, lo trovo che veramente noi, che brutale, è brutale, non esiste. Diciamo che siamo delle persone, gli esseri umani, ma dove sta questa umanità? Perché a sto punto si è persa. E quindi mi sconvolge tutto questo, perché ancora c'è questo tabù con gli animali che veramente è assurdo. Questi sono casi patologici, credo, questi siamo casi medici, ci vuole un medico per capire. Credo che bisogna in realtà sensibilizzare sempre di più la gente. Io per esempio noto una differenza tra nord e sud sulla sensibilizzazione di questo problema. Credo che il sud in questo sia ancora indietro rispetto al nord, anche basta vedere, non so, che qui ancora trovi cani randagi, gruppi, mandre di cani, al nord è impensabile, già vedi un cane che cammina senza guinzaglio, ti chiedi subito dov'è il padrone, no? Per dire. Presente anche un attivista dell'ALF, giunto di proposito da Torino. Ieri eravamo a Digione contro la sperimentazione, oggi siamo qua a difendere quei poveri gatti che hanno avvelenato. Non c'è territorio che tenga, bisogna operare su tutto il territorio, bisogna salvarli. E soprattutto chi vuole salvare gli animali deve fare una cosa importante, ci deve aiutare, non li deve mangiare. Il corteo, capeggiato da Terry Marangelli, la direttrice del Canile di Foggia e organizzatrice della manifestazione, si è fermato poi in via Stame, proprio sotto il condominio Teatro dello Sterminio. Tra le tante iniziative, i manifestanti hanno istituito una taglia di 2.000 euro per chiunque fornisca notizie utili all'identificazione dell'autore del barbaro gesto.